Benvenuti su Dragon's Day, ragazzi. Io sono Super Gabri e oggi andremo a vedere davvero un tizio che ha fatto ben 70.400 attacchi vinti in 30 giorni. Ready, aim, fire. Benvenuti signori, oggi vi porto qualcosa di sensazionale che vi farà rimanere proprio a bocca aperta. Sullo sfondo abbiamo un post del player Brutalkey che in soli 30 giorni è riuscito a totalizzare 70.400 attacchi vinti. Brutalkey era a un livello 170 all'inizio della sua avventura. Ci racconta che era venuto a conoscenza di un sito, la Hall of Fame di Clash of Clans, dove vi erano tutti i record mondiali. Voleva entrare a far parte di quel sito più di ogni altra cosa al mondo e decise di cercare un record da poter battere. Trovò il record per il maggior numero di attacchi vinti in una stagione, che era detenuto da Brandon con 45.000 vittorie. Decise di infrangere quel record e si pose uno standard davvero alto, 2.000 attacchi vinti al giorno. Il primo giorno della stagione riesce a vincere solo 1.731 attacchi rispetto ai 2.000 necessari. Ma il secondo giorno, uno dei più faticosi, secondo Brutalkey, riesce a totalizzarne 4.002, rientrando così negli standard. Andando più avanti col tempo, al dodicesimo giorno lo standard era di 24.000 vittorie. Era in netto vantaggio rispetto alla tabella di marcia, perché era già a 26.600. Come vedete, è arrivato a livello 195, ciò ci fa capire che ha fatto davvero tantissima esperienza con tutte quelle vittorie. I problemi iniziano quando, il giorno in cui era arrivato a 51.000 vittorie, la Supercell introduce un aggiornamento e quindi mette il gioco in manutenzione. Brutalkey era terrorizzato perché sapeva che dopo ogni manutenzione i database degli attacchi e delle difese vinte venivano azzerati. Ma lui non si arrende perché per fortuna aveva documentato tutto con degli screen giorno dopo giorno e poteva sostenere di aver fatto tutti quegli attacchi. Al 29esimo giorno quindi raggiunge i 60.150 attacchi vinti. Voi vedete 8.900 perché quelli sono gli attacchi dopo l'azzeramento. Facendo una somma viene fuori 60.150. E finalmente, signori, arriviamo al 35esimo giorno dove raggiunge la somma di 70.400 attacchi vinti. Durante questo suo percorso ha fatto più di 50 livelli, ciò è davvero grande come risultato perché per passare da un livello molto alto a quello successivo è necessaria tantissima, ma tantissima esperienza. Comunque il tutto si conclude con Brutalkey nella Hall of Fame di Clash of Clans, proprio come aveva sognato un mese prima all'inizio della sua avventura. Quindi signori, direi che possiamo concludere qua il video. Spero che questa storia di Brutalkey vi sia piaciuta. Niente signori, io sono Super Gabriel TV e concludo qua il video. Alla prossima!